Amici e bentornati come sempre sul mio canale Alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima torta. Sto parlando della torta alle mele e yogurt, buonissima e sofficissima innanzitutto. Allora, inizio col dirvi che qui in questa coppetta ci ho messo quattro belle mele gialle che, come vedete, ho fatto sottili sottili e ci ho inserito una spremuta di limone più un cucchiaio di zucchero semolato. Adesso iniziamo con prendere 4 uova e inserire dentro 150 g di zucchero di canna. Se non l'avete, va bene anche lo zucchero semolato, eh? Allora, una volta che abbiamo montato uova e zucchero di canna, andiamo a inserire un cucchiaino di estratto alla vaniglia. Adesso inseriamo 110 g di olio di semi. Allora, una volta inserito l'olio di semi, andiamo a inserire 150 g di yogurt bianco. Allora, adesso incominciamo a inserire. Qui ci ho messo 200 g di farina 00 più 100 g di amido di mais. E inseriamo piano piano e amalgamiamo tutto. Adesso inseriamo una bustina di lievito vanigliato. Per finire, lasciamo il frullino e andiamo a inserire le mele che abbiamo fatto sottili sottili e amalgamiamo con un cucchiaio di legno. Allora, una volta che abbiamo amalgamato il tutto, possiamo inserire in una teglia. Io ho una teglia a forma di cuore, voi potete prendere una forma di 24 centimetri. Inseriamo il tutto dentro. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico. Per 50 minuti. Ragazzi, siamo arrivati al momento del taglio. Come vedete, l'abbiamo sfornata, l'abbiamo decorata e adesso vediamo internamente com'è venuta. Ed eccola qua la nostra torta di mela e yogurt sofficissima. Guardate, più soffice di così si muore. Beh, spero tanto che questa ricetta vi piaccia. Mi raccomando, fatela perché è veramente buona e la mela va molto bene anche. Beh, spero tanto che spolliciate la grande, mi raccomando iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Che bontà!